Attenzione sugli acquisti contraffatti. La Diconsum Macerata e la Guardia di Finanza alzano l'asticella dell'allarme e lo fanno con il progetto Contraffazione. Io non compro il falso, organizzato appunto dall'Associazione dei Consumatori con la collaborazione della Camera di Commercio. L'obiettivo è fare informazione. Fare informazione su un fenomeno che è in continuo incremento ma del quale ancora conosciamo troppo poco in termini di conseguenze. Pensiamo alle perdite economiche per le imprese, per il Made in Italy famoso in tutto il mondo, per l'evasione fiscale e per lo sfruttamento della manodopera da parte della criminalità organizzata, senza dimenticarci peraltro dei problemi che potrebbero esserci per la salute e per la sicurezza del consumatore. Il consumatore si rende complice in qualche modo, consapevolmente o meno, con le proprie decisioni d'acquisto, e quindi è bene fare prevenzione attraverso l'informazione. Oggi lo facciamo con gli studenti, con i ragazzi più giovani, proprio per sensibilizzare anche loro su questo problema, fornendo alcuni strumenti di conoscenza che spero possano aiutare ad effettuare scelte di acquisto più responsabili e favorire e promuovere il senso civico e la cultura della legalità. A fine incontro i ragazzi hanno compilato dei questionari dove è emerso che acquistano in maniera automatica anche online, facendosi tentare dal basso prezzo e dalla marca. A volte soltanto tipo per braccialetti, gomme al mare, per dare soldi, così perché chiedevano. Solo roba di bigiotteria, per la maggior parte. Soprattutto telefoni e cuffiette di marca e contraffatte, queste cose qua. Secondo me è l'abbigliamento e poi soprattutto pure sugli orologi, bracciali, occhiali, queste cose qua.